cos'è? Un elevatore. Dovremo lasciare Yalla per un po'. Andiamo su. Ah, Yalla ci tira su, ok. Para! Questo regalo non sembra una cosa che ti rende felice. Significa solo che siamo giunti alla fine. Cosa intendi? Lo capirai quando arriveremo. Allora? Non hai da dirmi nulla? Oh, mi puzza l'alito, lo sapevo. Dovevo lavarmi i denti prima di andare ora a dormire. Papà me lo dice sempre e non lo faccio mai. La mia parte di profezia. Seguimi. Va bene. Oh. Ci penso io. Scappa! Prendi questo! Sono morti tutti. Sì. Ok. Alziamo qua. Aspetta un attimo, mi serve questo, questo mi serve. Non ho pensato a... no, i corvi di Odino qua non ci sono perché è di Kratos la missione, ok, fatto. Di qua stiamo arrivando alla Valle dei Caduti. Che cosa, un brutto nome. Che è successo? Erano stanchi di avere paura di Asgard, così si sono nascosti. Hanno lasciato dei cadaveri per confondere Odino nel caso trovasse Jotunheim. Dove sono ora? Lo vedrai. Aspetta, voglio vedere il panorama. Oh, bello. Fatto bene, dai. Che era quel muro? Andiamo. Ce la faccio. Sì, no, un'ora e mezza, Iole, praticamente. Che 10 minuti fa che sono stato con Kratos. Quanto che è passato? Oh, che posto segreto. Oh, altre biglie. Aspetta, queste le avevi già viste? Non queste, però ne ho trovate a Midgard. Dove? Negli sì, abbastanza. Oh no, non è. Oh, sì? Ce ne sono altre. Oh no. Che cosa sono? Non hai solo tu le biglie, allora. Da un'occhiata. Erano le biglie di mio padre. Poi è diventata mia madre una volta che le abbiamo messe nel sacchetto. Scusate, sono uscita così. Roder.
Ehi, sta attento. Posso d'onore a guardare con impostazioni video audio auto ora messo fonte tutta un'altra cosa. No, Iole. I giganti appartenevano ai giganti. Questi sono i giganti. Questi sono tutti i poteri che può utilizzare lui, trasformazioni, qualcosa del genere. Tra restare a Jotunheim e attendere che Odino li trovasse per sterminarli. Oppure nascondersi. Mio padre ha infuso la loro anima in queste biglie. Ah. E prima della sua morte. A quanto pare sembra di sì. Lui le ha affidate a me. Sono le anime dei giganti. E dentro queste. Che c'è? Hanno trovato la pace. Ah, meno male. Ora la responsabilità è tua. Ne sei sicura? Beh, è quello che mia madre ha visto. Ah, allora. Tu saprai cosa farne quando verrà il momento. Se lo dici tu. E quando sarà? Non lo so. E ti pareva. Torniamo indietro. Mi sa che temo di sì, Paolo. Lo stavo pensando questa proprio ora quando ho visto le biglie. Un'enorme responsabilità. È così. Ed è tutta tua. E quella è la biglia che aveva in mano questa. Sì. Perché anche sì, no, è solo che la biglia era scura. Credo. E quindi che penso che ogni colore rappresenti l'aspetto della persona. Tu potresti venire con me. Combatteremo Odino insieme. È all'interno se della biglia. Se combattere al tuo fianco, io non scomparirei a metà del tuo dannato murale. Niente appiccico. Capisco. Beh, dovremmo lasciarle tutte insieme. Sei d'accordo? Riprendiamo il cammino. Teletrasporto, no, con tutti questi poteri che hanno. Riprendiamo il cammino. Oh. Il cammino, no, il cammino, scusate. Il più alto dei regni. L'unica altra volta che sono venuto a Jotunheim, ci sono stato con mio padre. Conosci l'età del gigante? Era un po' diverso Jotunheim. Di mia madre. Sembra un'eternità. Ehi, non sarà uno stupido murale a sancire la fine della tua storia. Lo so. Cioè, ho dei progetti, è solo finita per quanto riguarda i giganti. E io quindi cosa sono? Un'amica. Un'anima in una sfera. Aspetta, hai sentito? Che cosa? Vieni ad aiutarmi, dobbiamo tornare da Yalla. Andiamo. C'è qualcosa che non va. Stanno a mangiare. No, ma stanno a cucinare. La stanno facendo allo spiedo. No, Yalla! Yalla! Oppure è passato un parrucchiere e le sta tagliando il pelo. Yalla! Stiamo arrivando. Yalla! Yalla! Non è che... Yalla! Stiamo arrivando. Sta bene. Yalla! 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 Tutto ok? Ce la faccio. Tu sì. Vai da Yalla. Ti raggiungerò. E questo chi è? Oh, però ho preso lo scudo, perché mesco? Orvauta! Angerboda, dove sei? Mi senti? Qua su. Yalla sta bene? Sì, oh. Stava bene. Ti chiedo scusa. Mi ha fatto spaventare inutilmente. Ma dove sta? Ah, sta là.
Quindi... queste biglie sono tutto ciò che rimane dei giganti? Non di tutti. Sono le biglie dei giganti. Alcuni sono scomparsi. Ma dove potrebbero essere? A quanto pare da nessuna parte nei nove regni. E vabbè. Fara! Ok. Oltre quelle rocce c'è una voragine. Stiamo andando lì. Dovremmo... Pensi a qualcosa? Sì, era meglio che non te lo dico. Saranno molto sorpresi. Loki, non puoi dire a nessuno del Bosco di Ferro. Nemmeno a tuo padre. Tenere al sicuro. Sai quante cose che non dico a mio padre? Figurati se io dico di questo. Le mie difese possono tenere lontani gli animali, ma se Asgard venisse a curiosare... Ho capito. Scusa, non lo dirò a nessuno. Si è ripresa. Mi si era un attimo bloccata la ragazza. Pola. Atnu, abbiamo compagnia. Wow, ciao. Ciao. Eccone un altro. Quindi Irfa è il capobranco? No, quella è Nott, una delle anziane. Beh. Ok, ci siamo. Ecco la voragine che si avvicina, è piena zeppa. Vedete, tutta sta puntata è stata nel Bosco di Ferro. Ah sì? Solo il Bosco di Ferro mo costa 4 episodi di YouTube. Se è quello che vuoi. Sì, perché no? Lina. Non è pur di più. Qua ci devono essere dei tagli tattici.